è con circa il 40% di acqua in volume. C'è quel colore adesso. Devo mescolare però. Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 28 aprile e sto iniziando la mia giornata. Sono le 7:23, io la mattina mi sveglio abbastanza presto, o meglio Luna mi sveglia molto presto. Diciamo che lei incomincia a correre sul letto verso le 6, poi la ignoro, però alle 6:30 viene lì, mi fa un po' calduccio, mi sta sulle gambe, mi sta sulla schiena e ci svegliamo insieme, quindi più o meno mi sveglio tra le 6:30 e le 7. Non ho lezione, non ho niente da fare, mi piace svegliarmi presto, soprattutto adesso che si sta andando verso l'estate e alle 7 c'è già luce bella bianca piena e a me piace tantissimo, mi piace iniziare la giornata presto perché mi fa sentire come se avessi tutto il giorno per fare le cose e compiere e conquistare il mondo. Sì, questa è, mi sveglio per conquistare il mondo, sappiatelo. Adesso sono in procinto di fare colazione. Non so come sto riuscendo a parlare con tutto questo bindiglio davanti. Questa è la mia colazione che mi vedete su Instagram ogni mattina ed è porridge fatto con avena senza glutine di MyProtein. Yogurt greco, io compro lo skyr al Lidl. Poi sopra c'è tutta una granella, semi di lino, canapa, ci sono delle mandorle, polline d'api, scaglie di cioccolato. Poi sopra ci metto della frutta, in questo caso ho dei kiwi e dei mirtilli surgelati e sono in preparazione della mia salsina al cioccolato. È in the making, quindi mentre vi dico la mescolo. Allora, in questo periodo ho appena finito le lezioni, quindi sono ufficialmente in periodo esami. Infatti l'8 maggio ho il mio primo esame. Diciamo che adesso le mie giornate sono nuovamente cambiate, non ho più la routine di andare a lezione o comunque di uscire la mattina a un determinato orario, ma mi giostro io i miei orari tra studio, palestra e amici. Questa mattina mi vedo con il mio gruppo di studi perché dobbiamo lavorare su un progetto e poi verso le 11:15 arriva Jimmy, quindi anche questo weekend lo passo con Jimmy perché poi non ci vediamo per un bel po' di tempo, causa esami, causa un suo viaggio di un suo amico per la laurea e tutto. Quindi niente, vi porto con me in questa giornata e... Luna, ti sembra una posizione normale da cogliere? Ragazzi, qui abbiamo un problema. All'Esselunga non c'è lo gnocchetto sardo della Garofalo. Io faccio un appello alla Garofalo e all'Esselunga di portare in Esselunga lo gnocchetto sardo. È una tragedia. Che comunque questo prezzo per una pasta senza glutine, mezzo chilo, è pazzesco. Una cosa schifosa. E infatti la Barilla ne dà. Mi sembra giusto, se fai il tuo comodo, vero? Tanto il sacchetto e la spesa lo porto io. Certo.
Devi fare un po' di allenamento, no? Certo. Ma mai stai qui. È pesante? No, figurati. È arrivato Jimmy. I bacini della Silvia. Siamo andati a fare la spesa perché il mio frigo era vuoto. Quindi quando Jimmy ha visto il frigo ha fatto vuoto. No, no, è stata bella la domanda oggi appena sono arrivato. Cosa vuoi per pranzo? Io tanto ormai so come funziona, vado, apro il frigo, bellissima sorpresa, non c'era niente. Cosa mangiamo? Boh, cos'hai? Sì. Nel frigo c'era niente. Ci siamo un po' arrangiati, ma adesso andate a fare la spesa e Jimmy domani vi farà una ricetta pazzesca che filmerò e ci sarà Jimmy Chef a mostrarvela. Niente, raccontaci la spesa, su. Allora. Allora. Abbiamo preso del prosciutto cotto per la ricetta segreta di domani di Jimmy. Poi. Sto segreto come lo spieghi? Perché io non ci vedo niente di particolare, ma insomma. Qui ho preso la passata di pomodoro della Mutti e questa ha il basilico dentro. Ingredienti fantastici: pomodoro, sale, basilico. Basta. Fammela vedere. Qui abbiamo la Mutti. Yeah. Hey baby. Dopo abbiamo i Kellogg's Extra. Madonna, non sono costati niente. Cioè, neresia. Fiocchi d'avena, zucchero, olio di palma, non idro... Ok, never mind. No, dai, sono buoni, penso. Poi, mozzarella. Non, non sono genuini, questo non vuol dire che non siano buoni. No, come no, Dio, non possono essere buoni. Questo è zucchero, olio di palma. Appunto, è quello burro. che dico io. Sei una razzista. Sei alimentarmente parlando una razzista. No, io dico che sono buonissimi, non sono sani. Oh, sono buoni. Appunto, è cioè, quello non che possono non essere buoni. Cioccolato, nocciole, zucchero, cioè, ovvio. Guarda che sono quelle cose che a te fanno schifo in tutti i sensi, non quindi. Ipocrita! Niente, poi. Mozzarelle. Vai. Prendo sempre questo pacco, sono 4 mozzarelle da 100 grammi, mozzarelle normalissime, non senza grassi o light, normali. Ma domanda, al di là di tutto, ma sono buone? Queste sì. Poi, come frutta, una mela verde di Jimmy, che prende una. Ho capito, ci sto 2 giorni, 2 colazioni. Poi delle banane, e queste le ho trovate nell'angolino più nascosto dell'Esselunga. Nascondono quelle quasi mature e che sono anche a tipo meno di un euro. Queste sono 95 centesimi, le nascondono sotto, dovete cercarle. Però costano tipo un euro in meno al chilo rispetto a quelle che ti espongono lì in bella vista, tipo comprate. Quindi queste sono andate a pescarle in fondo. Digressione sulle banane. E fu così che dentro furono tutte marce. vabbè, le banane a meno di un euro. Le famosissime banane a meno di un euro. Come altro frutto, perché l'avocado è un frutto. Parlo di dire una cazzata. Ecco. Comunque l'avocado. Minchia, no, sì, è una verdura. Poi i pomodori, che forse anche questi sono frutto, ma non lo so. Come verdura sicuramente. Per me è verdura. E non lo so, ci sono delle diatribe. Zucchine, 2, perché Jimmy mi servono solo per stasera. Ah, mi ho detto che vuole zucchine a casa, lui fa, va bene, prendo 2. Perché costa poi, un po'. Dopo va a finire che io ti finisco le tue zucchine e durante la settimana mi chiami, le zucchine, non ho le zucchine, sì, vabbè. Poi, sì. Il parmigiano a fettine, sempre per la ricetta segreta di Jimmy, quindi la mettiamo sopra il prosciutto. Ricetta come? Segreta. Poi delle uova e poi il macinato per la cena di stasera. Questa non è per la tua ricetta segreta. Quindi adesso prepariamo la cena. Come, ha finito? No. No. Ciao. Ma scusa, lo shampoo, il libro in omaggio? Questo è il libro in omaggio che ti dà l'Esselunga, si chiama Da Noi, ed è tipo un libro... Questi sono 2, vabbè, insomma.
solitamente è un libro di ricette che va a mensile, te lo regalano se tu fai la carta fidati, ed è pieno di ricette. Sì, sono molto interessanti. Saranno tutte ricette col glutine? No, invece c'è anche la sezione senza glutine. Oh, ma dai! Comunque puoi rivisitare qualunque ricetta, Culo. No. Tipo spesso mi chiedete come faccio a inventarmi quelle ricette che mi invento. E le rubo. Sì, le rubo, cioè spesso apro dei libri e poi le modifico in base a quegli ingredienti che ho io a casa, in base a quello che mi piace di più, eccetera. Basta. Adesso possiamo mangiare. Luna, dov'è il pollo? Luna, pollo. Pollo, 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 fuoco, fuoco, fuoco. Mettiamo un segreto. No. Dai. Ciao Luna. Ah, ti sgraffi, eh? Vuoi le coccole? Luna, che vuoi per cena? C'è tutto fuorché pollo. Ecco, e lei va sul mio cotto. Non dire parolacce, Jimmy, non dire parolacce. Buona! Buona la plastica delle mozzarelle! Madonna, ma è buona! Vero? Non ti nascondere dietro. Non fare la timidona! E dai! Ma cosa non sei, ecco, tu? Arriva lei. Luna, scappa, scappa, Luna, scappa, Luna. Finché sei in tempo, scappa, scappa! Ma lo sai che la mamma l'altro giorno, cioè Luna ha fatto un verso strano e la mamma fa: ha parlato! Ma tua mamma è un gatto, non può parlare. No, no! Ha parlato, te lo giuro! No, mamma, ti prego adesso, il geriatrico, non così presto. Contempliamo la Motti. La Motti? Contempliamo la Motti. Ora sono vera. Una lettera a Premier, Paolo Gentiloni. Ci manca Gentiloni per motivarlo dal fatto che questa impostazione non... Una breve vacanza restando in Italia. Stanno in da quando erano due in di e ora sono sposati da tre. Bella! È troppo forte. Nella cavò della casa culturale c'è ora anche di Warhol temporanei. Nero di mafia capitale, tutto con la tutela del patrimonio dell'ex NAR. I carabinieri stanno per riportarti in patria. Fate tutte le volte si vera. Belle, madonna. No, una bella storia. L'hamburger di Jimmy. Il riso col macinato per me. E il pollo di Luna. Come una bella famigliola. No. Era lì. Se ricercano una parola, iniziava con la G. Luna, stai amministrando? Tutto a posto? Bonjour. Allora, oggi provo a fare io una ricettina che è la schiacciata di patate. Già fatta l'altra volta, venne benissimo, però l'ho mangiata tutta io e insomma era bella tosta l'altra volta. Devi dire gli ingredienti. Quindi oggi abbiamo deciso di usare 300 grammi di patate bollite e come vedete ora invece le spappoliamo con la forchetta. Qui c'è. Poi abbiamo 70-75 grammi di farina di riso, un uovo, pepe, sale, le famosissime sottilette della Parmareggio e vabbè, ok, il cotto. Il latte, se non si tritano bene le patate, può servire, ma in questo momento non mi serve a niente, quindi io ne uso poco di pepe perché a me non è che piaccia più di tanto, però saporisce, quindi. E l'uovo. Con che stile lo aprirò? Comunque il sale dovevi metterlo così. Siamo sempre in tempo a farlo, non abbiamo messo fuoco. Che hai fatto un casino? Eh no, mi hanno spiegato che praticamente il sale devi... Ma che schifo, cioè proprio prima ti passa per il braccio, poi non so. Igiene prima di tutto. Allora, il risultato dopo una breve mescolatura dovrebbe essere questo. Ora facciamo la pagnottella. Allora andiamo a amalgamare il tutto in modo da ottenere una bella pallina solida. Quindi è patate, farina e un uovo. Sì. Molto basic anche.
basic, poco costosa. Ingredienti poveri. Dobbiamo parlare anche. I soliti commenti che si fanno. Certo. Fatti di ingredienti poveri. Ma un'ottima resa. Certo. Come le cene o i pranzi post feste come Natale, Pasqua, e vengono fuori queste maledettissime ricette. Vabbè, del riutilizzo. Riciclare gli avanzi, giustissimo, che poi è giustissimo. Hai diviso il panetto in due. E adesso? Adesso lo stendiamo così da fare la base della schiacciata alle patate. E ora andiamo a mettere lo strato di sottilette. Quante a propria scelta. A me piace bella, bella filante. Oh, meglio! Luna, prova a dirlo. Ah, sfigato. Non sai parlare. Ecco, no, magari questo non lo registrare e poi se no mi odiano solo perché offendo Luna. Da ieri che un po' la maltrattavi. Madonna. Poverina. Cioè, qualcuno ha osato dire poverino? Sì. Poverino osa. Non la fai mai giocare, meno male ci sono io. Le cipolle. Un po' di cipolle ci potrebbero star bene. Ma non lo dite alla Silvia, non lo diciamo troppo ad alta voce. Cioè, guarda anche. E ora l'ingrediente principale: prosciutto cotto. Ecco, questo io personalmente ne consiglio 2 o 3 quintali. Perché è quello che è. Quello è davvero. Ma poi riesci a chiuderla? Boh. Vediamo. Stando un po' troppo fuori dei bordi, no? Vediamo. Per ora sto così. Poi ho alzato i bordi per vedere di chiuderla bene. Sto facendo tipo una torta salata in padella. Sì. No, guarda, serviva. Ti è venuta tutto. Molto male dall'altra volta, credimi. Sì, forse anche perché è più piccola. Guarda che bella. Guarda, questa è bella davvero, sì. Vamoci. Olè. Cottura a fuoco basso per? Fuoco basso. Per? Che ne so. Finché non è pronta. Finché non è pronta, ottimo, giustissimo. Senti quanto è buono. Guarda che panino. Va direttamente su. No. Guarda quanto è buono sto paninetto. Io trovo la zanina. Lo vorresti, eh? Mm-hmm. Sì, fai finta di nulla, fai finta di niente. Senti, Tienilo fermo un attimo. Senti, no! Com'è buono. No, tienilo fermo, guarda che apre la bocca. Cerca di prendere, guarda. Ah, com'è buono! Ah, ti lecchi i baffi! Jimmy! No. Luna, attaccalo! Attaccalo, se lo merita! Adesso va dritta. Con l'aiuto di un piatto l'abbiamo girata, che si era dorata sulla parte di sotto. Ma adesso... forse non è ancora cotta, quindi probabilmente va cotta sopra e sotto un paio di volte, sì. Dai. Chef, complimenti. Grazie tante chef, grazie. A lei il taglio. Il momento che tutti stiamo aspettando. E si taglia anche bene. Fila. Aspetta, ok, vai. Odorino di cipolla. Chef è felice della sua creazione. Felicissimo, creazione, insomma, ne succediamo. Ah, non ti sono contento di questa ricetta. È so bravo. È venuta benissimo. Sì. Buon appetito. Dimmi una cosa. Ma è buono o no? Perché dopo una ricetta me lo chiedo spesso. È buonissima. Dopo aver passato pomeriggio a studiare, io e Jimmy adesso usciamo, andiamo a fare un giro in centro e poi questa sera andiamo al cinema a vedere The Circle, mi pare, quello nuovo con Emma Watson. E quindi volevo concludere qui questo video, vi saluto e mi raccomando, andate a seguire Jimmy sul suo profilo Instagram perché spesso posta foto di quello che mangia. Quindi se volete risvegliare l'appetito andate a vedere le sue foto, andate a seguirlo, ve lo impongo.